Visto da Grosseto, cosa sta facendo il Parlamento adesso? Perde tempo? Sì, sta perdendo del tempo perché noi abbiamo bisogno di risposte concrete. Qui non sta facendo niente più nessuno. Non possiamo nemmeno approvare il bilancio, ecco per dire. Quindi naturalmente quello che chiediamo al governo centrale è di far presto i provvedimenti sull'economia, creare un sistema elettorale nuovo in modo tale che poi ci sia alla fine una maggioranza effettiva nel paese. La crisi è molto, molto forte anche qui da noi, tale da dover riposizionare tante attività che sono impegnate nel mantenere l'esistente, nel cercare di non licenziare. La giornata di un sindaco è sempre più proiettata in chi cerca lavoro, in chi non ha un'abitazione. E lei che risposte può dare con i conti che si ritrova? Pochissime risposte, perché noi investiamo sul sociale, però non siamo in grado di dare redditi alle famiglie, quindi non siamo in grado di dare risposte così forti. Soprattutto sul versante degli investimenti non si fanno quasi più investimenti. Sul versante della spesa. Senza investimenti non c'è futuro. Non c'è futuro anche perché non facciamo lavorare anche le realtà del territorio. E siamo diventati un po' sceriffi e al tempo stesso anche. Aspetti, che scalo la marcia, sennò. Un po' esattori. Il caso dell'IMU è stato un caso molto, molto emblematico. Cioè, se voi lo incassate lo date a Roma. Noi abbiamo incassato 32 milioni di euro di IMU, di cui 13 milioni li abbiamo dati a livello centrale. Quando ha visto gli risultati delle ultime politiche, no? Lei è stato eletto sindaco quanti anni fa? L'ultima volta nel 2011. E poi si è ritrovato con il primo partito in città, il Movimento 5 Stelle. Si è chiesto che cosa avete sbagliato. Ma sì, ma ora teniamo conto che quelle sono elezioni di carattere politico. Comunque questa situazione ci deve interrogare, insomma. Poi se vado a parlare con mio sindaco, con mio amico sindaco, con il mio collega sindaco Pizzarotti di Parma, vedo che poi si trova negli stessi problemi in cui mi trovo io. Ci sono stati i suoi colleghi che hanno restituito la fascia tricolore. Lo stiamo pensando tutti perché stiamo verificando cosa sta accadendo con il patto di stabilità. Negli ultimi 10 anni siete aumentati di 10.000 cittadini, come mai? Si fa tanto l'amore qua a Grosseto? No, Grosseto è una cittadina di quasi 82.000 abitanti, per un'attrazione che abbiamo dall'entroterra, una forma di immigrazione. Comunque questo è un territorio che ha delle grandi potenzialità che riguardano il turismo, che riguardano in modo particolare l'attività della costa. Siete stati veramente simpatici e gentili.